è una scelta relativa al muro che racchiude il centro donna. Questo è il ex palazzetto Urban, già da parecchi anni ha un centro antiviolenza attivo. Il servizio pari opportunità, giovani e pari opportunità ha il centro donna e ospita soprattutto una biblioteca e un archivio di cultura femminista. Quindi diciamo, anche con valore simbolico è il centro delle donne a Napoli. L'artista quando è venuto a visitarlo e ha capito di che si trattava, vedendo soprattutto l'archivio e le biblioteche, ha avuto questo desiderio e gratuitamente ha fatto questo lavoro in pochi giorni che rappresenta Ipazia. Ipazia è stata una donna scienziata che è morta, è stata torturata, è morta in maniera tragica. E lei esprime l'amore per la scienza, l'amore per la cultura, l'amore per il sapere. È una figura simbolica che esprime anche il senso di questo luogo. La collezione di street art della città si arricchisce con l'opera che l'artista MP5 ha realizzato sul muro d'ingresso dell'ex palazzetto Urban in via Concezione a Monte Calvario, la struttura storicamente dedicata alle iniziative in sostegno delle donne, con un importante patrimonio di conoscenza e cultura di genere ed un prezioso centro antiviolenza. L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione di un punto di riferimento per il territorio che vuole incrementare la consapevolezza dei saperi e del saper fare al femminile. Adesso c'è anche un mettere a sistema la street art, la creatività di strada con questo tavolo di coordinamento che è il comune. Qui non solo aumentano le opere d'arte per strada, ma c'è anche una strategia in tutto questo, perché questa è arte, cultura e creatività ed è molto bello che vengano artisti anche da fuori, come questa giovane artista che seppur nata a Napoli ormai vive a Roma. E per noi questa è rigenerazione urbana, è anche un modo per riconsegnare alla bellezza pezzi di città che magari erano particolarmente degradate, quindi puntiamo molto su questo e siamo orgogliosi che sempre di più ci chiedono tanti artisti nazionali e internazionali di riqualificare pezzi della nostra città.